Torna quest'anno a Campobasso la sesta edizione di Musica in Città, curata dall'associazione Amici della Musica Walter De Angelis. Con il sostegno del Comune, il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Molise e la collaborazione del Comando Militare dell'Esercito Abruzzo Molise. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala biblioteca di Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco Maria Luisa Forte, del tenente colonnello dell'Esercito Nicola Piscicelli, del direttore artistico dell'Associazione Amici della Musica Antonella De Angelis, del presidente dell'Associazione Renato Rizzi e del segretario Sabatino Del Sordo. Dopo l'apprezzata rassegna organistica dello scorso maggio, allestita da Antonio Colasurdo, i concerti estivi proseguiranno sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, con i primi 5 appuntamenti di musica strumentale in programma da domenica 30 giugno alle ore 18 in Piazza Palombo. 30 giugno ci saranno 5 concerti pomeridiani alle ore 18 in questa bellissima piazzetta Palombo, musica strumentale, concerti strumentali. Artisti anche locali, comunque giovani che hanno un bel curriculum e che hanno, sono degni veramente di attenzione da parte degli Amici della Musica. Quest'anno, come detto, la manifestazione vede anche la partecipazione del Comando Militare dell'Esercito Abruzzo Molise. Possiamo anche far avvicinare i giovani della città, della regione, che vogliono avere notizie ed informazioni su come accedere ai vari concorsi dell'Esercito, quindi le scuole militari, Nunziatella, Teulier, l'Accademia Militare, le varie scuole per la formazione iniziale come la scuola sottufficiali o i vari raggruppamenti per l'addestramento dei volontari. La rassegna si concluderà venerdì 30 agosto con un omaggio a Edith Piaf di Eleonora Segaluscio.